Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Trevi Mini Sintonizzatore TV. Che cos'è? Beh, vi dico solo che i tempi della radiolina per ascoltare la partita sono finiti. Adesso possiamo avere direttamente la televisione digitale terrestre sul nostro smartphone o sul nostro tablet. Andiamo a vedere come funziona. Andiamo dunque a vedere che cosa contiene la confezione di questo Trevi Mini TV. Andiamo ad aprire qua in alto per tirare fuori tutto quello che contiene la confezione, oltre ovviamente, eccolo qua, al digitale terrestre in sé, con qua agganciato l'antennina estraibile che vi faccio vedere qui, è estensibile come potete vedere. Abbiamo anche l'adattatore coassiale da antenna standard. Questo cosa significa? Significa che noi possiamo andare a agganciare in casa il cavo della nostra antenna per magari trovare più canali di quelli che potremo ricevere con l'antennina in dotazione che avete visto in precedenza. Poi abbiamo un adattatore, un cavo adattatore micro USB, USB normali per tutti quei dispositivi che non hanno la porta micro USB ma quella normale, penso ad esempio alla tastiera degli ASUS Transformer o comunque in genere questi tablet Android. E poi una manualistica rapida sì, ma anche completa e che descrive tutto il funzionamento del dispositivo. E intanto che riprendo il dispositivo in mano vi dico che funziona con tutti gli Android 4.0.3 dotati di USB OTG on the go e con un processore almeno dual core. Ecco, questo mini TV di Trevi è studiato per essere usato su smartphone ma anche su tablet, e io per dovere di cronaca ve lo mostro su uno smartphone. Vedete, qui possiamo agganciarlo all'USB. Intanto sblocchiamo il dispositivo, andiamo a vedere quello che succede quando io vado a inserire il Trevi. Come potete vedere appare questo pop-up che mi dice di avviare l'applicazione, applicazione scaricabile sul Play Store. Trovate poi il link nell'articolo relativo a questa recensione, che trovate poi in descrizione il link. Allora, nonostante sia studiato per funzionare, stavo dicendo, su tutti e due i tipi di dispositivi, lo smartphone non ha tutto questo gran spazio, nonostante il tuner sia davvero piccolino, perché ad esempio vedete sul G2 va a coprire la cassa stereo. Quindi il consiglio è quello che sì, all'occorrenza usarlo anche su smartphone non dà problemi, ma quello di usarlo su un tablet, perché ovviamente è molto più godibile su uno schermo anche più grande. Quindi per vedere tutti meglio andiamolo a prendere un tablet. Come potete vedere qui lo spazio disponibile è ben più ampio rispetto ad uno smartphone. Io vado a inserire il mio sintonizzatore, appare il solito avviso che ci dice di avviare l'applicazione e siamo direttamente dentro. Andiamo subito a vedere la lista dei canali che abbiamo trovato, perché all'inizio, al primo avvio dell'applicazione, ci chiederà di effettuare la scansione dei canali in base allo stato in cui stiamo usando il dispositivo. Quindi noi scegliamo Italia, facciamo la scansione e lui ci troverà tutti i canali del digitale terrestre. E andiamo a vedere dunque come si vede. Prendiamo ad esempio un canale a caso, avviamolo e senza il minimo uso di dati, questo è un tablet wifi e non è collegato al wifi, noi stiamo guardando la televisione digitale terrestre e come vedete la qualità è davvero buona. E qui le impostazioni relative alla trasmissione, la regolazione del volume, la possibilità di registrare la trasmissione nella memoria interna del dispositivo, ridimensionamento della finestra e scattare uno screenshot di quello che stiamo vedendo. Qua in alto possiamo vedere anche la ricezione del segnale digitale terrestre e qui le varie impostazioni classiche delle trasmissioni in digitale terrestre come nei sottotitoli. Usciamo dalla riproduzione, andiamo a vedere cos'altro offre questa applicazione. In realtà è molto semplice l'interfaccia, per certi versi spartana, ma comunque molto chiara e fa capire subito come utilizzarla. La galleria e racchiude tutti gli screen che abbiamo scattato e qui la guida digitale che ci dirà tutti i programmi dei canali memorizzati durante la prima scansione che abbiamo fatto. Adesso si deve aggiornare ma appariranno tutti i programmi futuri dei nostri canali. Usciamo, andiamo a vedere l'ultima voce che è quella relativa all'impostazione, dove possiamo riordinare i canali con dei semplicissimi gesti, rifare la scansione e le informazioni della periferica. Quindi
Questo tuner digitale terrestre di Trevi ha un prezzo di 49 euro che ritengo adeguato per un dispositivo che va comunque a colmare una lacuna, cioè quella della mancanza di un sintonizzatore per vedere la televisione senza bisogno dello streaming tramite rete dati che caratterizza da sempre i dispositivi Android, almeno nel mercato occidentale, perché in quello orientale molti dispositivi hanno il tuner integrato. Incorporato direttamente nella scocca del dispositivo. Quindi per questa recensione di Trevi Mini TV direi che è tutto. Io vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non lo siete ancora, perché sono in arrivo sempre nuove rubriche e nuove recensioni. Vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questo video, e vi do appuntamento alla prossima volta. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.